ma non è che dobbiamo avanzare il campionato. Una sconfitta pesante, si è demoralizzata sicuramente come tutte le sconfitte, non abbiamo fatto una bella partita, abbiamo fatto un'azione basta, un gol, un tiro un po' di basta, c'è stato negato un rigore nel primo tempo, però non possiamo attaccarci a queste cose. Tu come l'hai vista? La situazione del rigore era lontana, quindi non so dirti se c'era o non c'era, sicuramente si è visto un contatto, la maglia si è allungata di Merca, ma fondamentalmente ero troppo lontano per dare io il mio giudizio. Penso che sia stata una partita che ci sta andata storta, comunque abbiamo fatto 10 partite dove forse ne abbiamo sbagliata mezza probabilmente, quindi io credo che c'è solo da continuare a lavorare come stiamo facendo bene, comunque il mister si lavora tanto, si lavora bene e sì, c'è da essere un po' amareggiato sicuramente per la sconfitta che comunque brucia, ma credo che il nostro percorso sia positivo e infatti tutti i nostri tifosi che alla fine ci hanno applaudito alla fine, comunque diciamo che sotto questo punto di vista non manca mai l'impegno da parte di nessuno, dal primo all'ultimo, quindi non sono per niente preoccupato. Ci andiamo a riprendere i punti a Vallo, capita a Fagiolo subito 3 giorni dopo, Emilio, andiamo a riprendersi i punti a Vallo, sperando di fare, perché noi ultimamente abbiamo fatto veramente delle belle partite, Voghera, Milano dovevamo andare a casa punti e è andata così. Oggi purtroppo ci sta una battuta d'arresto che comunque non ci condiziona sicuramente né a livello di gioco né a livello di mentalità, noi sappiamo quello che vogliamo e lo stiamo facendo perché sicuramente stiamo migliorando quello che è l'aspetto sia del gioco che a livello del punteggio, di quello che comunque raccogliamo durante le partite rispetto all'anno scorso, quindi tutto quello che stiamo facendo è di guadagnato e credo che ogni singolo giocatore di questa squadra stia veramente onorando la maglia del Sono perfettamente d'accordo con te. Cosa abbiamo fatto di male noi a Bracchi? Ci ha portato di playoff 2 anni fa, ci ha portato fuori dalla Coppa Italia, con la Unione ha vinto il campionato, quando noi eravamo secondi. Cosa c'è? È la nostra bestia nera. È la nostra bestia nera che ci sta. Ci sono quelle squadre che magari si possono patire, tra virgolette, un po' di più rispetto alle altre. Era una partita che, avendo tanti ex, aspettavamo sicuramente in maniera molto particolare. E sono quelle partite che magari a livello motivazionale potevano dare qualcosa in più rispetto ad altre, che però non deve condizionare quella che è la prestazione, ma comunque non se ne fa un dramma di niente, ci sta una partita, anzi meglio come detto te prima, che giochiamo mercoledì così dobbiamo subito cancellare questa partita e mercoledì vado ad andare a essere il Dertona che conosciamo. Non è che giochiamo meglio sul sintetico e mercoledì ci faremo la prova che sul terreno normale, non è una grande scusa? No. Noi penso che seguiamo alla lettera quello che comunque sono le indicazioni che ci dà il mister. Ovviamente ci alleniamo in un campo sintetico, quindi la palla balza sempre bene e tante volte magari al Coppi che comunque è molto migliorato rispetto agli altri anni, ma comunque c'è sempre quella buchetta che magari ti fa della palla non in direzione perfetta. Ma questo non è assolutamente vero che ci condiziona, perché comunque siamo un bel gruppo, siamo una bella squadra e lo stiamo dimostrando partita dopo partita. Nella singola cosa, a livello di gruppo, anche oggi dobbiamo comunque trovare delle cose positive, che è per esempio l'attaccamento alla maglia che ci abbiamo provato fino avanti. E beh, quello non è mai mancato e credo che nessuno vi possa dire che non c'è l'attaccamento alla maglia o non c'è la grinta. Purtroppo ci sono certe partite che non si può fare sopra il 1000. Non ne facciamo un dramma. Andiamo di nuovo mercoledì a Vado e andiamo a prendersi i punti che abbiamo perso oggi. Corretto. Grazie Matteo, buona domenica. Buona domenica.